presentare il prossimo turno di campionato con il Napoli atteso dalla trasferta allo stadio Alberto Castellani di Empoli contro i toscani di Andrea Zoli che vanno verso una salvezza piuttosto tranquilla ma che non vincono in Serie A. Indovinate da quanto tempo, indovinate da quando, indovinate da quale partita. Comunque, il Napoli è concentrato su se stesso. Vi daremo, faremo anche il report dell'allenamento odierno con qualche problemino fisico che ha accusato Elif Elmas, però si va verso una formazione che sarà priva dello squalificato Koulibaly. Buone notizie quelle relative a Juan Jesus che dovrebbe affiancare Rachmani al centro della difesa e poi Zanoli a destra. Con Mario Rui a sinistra, in mezzo al campo, si dovesse confermare l'assetto a due, Anguissa di rientro, indisponibile Lobotka, si potrebbe pensare a Demme, quindi con un centrocampo fisico e di incontristi, e poi davanti la chance, chissà, ci sta pensando Luciano Spalletti, per Dries Mertens da mettere alle spalle di Victor Osimhen affinché il nigeriano non sia troppo solo, come è capitato troppo spesso nelle ultime uscite, con Politano Insigne in position per completare il tridente alle spalle della punta centrale. Napoli che parte favorito, Napoli che ha l'obbligo soprattutto di vincere per tenere accesa la speranza, per quanto la lotta per lo scudetto sia fortemente indirizzata verso Milano, ma le due milanesi incroceranno le spade con le due romane che stanno facendo molto bene in questo periodo, quindi partite non facili né per l'Inter né per il Milan. E ricordiamo che dopo il prossimo turno, quello che per il Napoli coinciderà con le 15 di domenica, nel turno infrasettimanale, quello di recupero, l'Inter giocherà con il Bologna. Quindi nel giro di pochi giorni avremo una classifica definita, almeno in testa alla graduatoria del campionato di Serie A. Buonasera e bentrovato a Tommaso Mandato. Ciao Tommy. Buonasera, buonasera Silver, buonasera a tutti. Da dove ripartiamo? A parte chiaramente l'amarezza per non aver sfruttato per niente lo stadio Maradona. Beh, sì, l'amarezza è quella, il fatto di aver perso un po' quasi tutte le speranze in due partite casalinghe, due partite che dovevano essere sfruttate meglio. È chiaro che la delusione è grande, grande. Ma non perché chiaramente il Napoli era il favorito di questo scudetto e l'ha perso. È chiaro che dobbiamo rimanere sempre con i piedi per terra e la qualificazione in Champions è un risultato, è l'obiettivo che il Napoli si era prefissato. Però la delusione è grande perché mai come questa volta, negli ultimi anni, è un campionato completamente diverso, atipico, un campionato in cui si fa fatica veramente a dimostrare che ci può essere una leadership. Un campionato in cui la Juve è partita malissimo, l'Inter che doveva ammazzare il campionato ha perso molti punti per strada e anche il Milan, insomma, ha avuto un percorso altalenante. E il Napoli veramente ha perso delle grandissime occasioni per sfruttare questa occasione. Adesso ci dobbiamo, insomma, augurare che nei prossimi anni possa giungere chiaramente un'occasione del genere perché credo che l'asse Milano-Torino sia praticamente ritornato. Quindi la grandissima occasione persa. Sì, la grandissima occasione persa, ma ti ripeto, soprattutto per il fatto di tante concause che si sono verificate quest'anno e che dovevamo e potevamo sfruttare meglio, cosa che ti ripeto, abbiamo fatto forse fino a un certo punto, poi non so se un po' di demeriti atletici, situazioni atletiche, qualche situazione tattica che non è stata proprio delle migliori e abbiamo perso le occasioni più importanti. Allora, prima di andare al telefono, Napoli accende un Ciro, il titolo molto efficace del Corriere dello Sport, con approfondimento a firma e a cura di Fabio Mandarini. Mertens, di cui si sta parlando tanto in questi giorni, lo faremo anche noi nella pagina sportiva del TG. Tu lo vorresti in campo? In barba, non è corretto dire in barba, perché poi l'equilibrio tattico è la cosa principale per una squadra di calcio, ma provo a formularla meglio. Quanto serve al Napoli che insegue la conferma e la ratifica della Champions uno come Mertens in questa fase? Ma è chiaro che Mertens serve perché è quello che ti può dare l'imprevedibilità, è quello che ti può dare concretezza anche sotto il profilo realizzativo, però è chiaro che per utilizzare Mertens devi trovare l'equilibrio giusto, perché abbiamo visto anche domenica, non è che mettendo i calciatori, i nomi dentro risolvi il problema, è chiaro che la squadra deve avere sempre
un certo equilibrio, e quindi l'impiego di Mertens significa sicuramente, come dicevi tu, come anticipavi, l'utilizzo di due mediani che siano lì a fare chiaramente da muro e ad affrontare e lasciare ampia libertà per i tre attaccanti davanti, compreso o i due attaccanti più i due esterni, insomma. Ritornerò tra poco a chiederti della partita con la Roma, o forse delle due partite casalinghe steccate con Fiorentina e Roma, anche per cercare di capire dal tuo punto di vista cosa non abbia funzionato e cosa non ti è piaciuto anche delle scelte di Spalletti. Detto naturalmente, tu vieni dal calcio, e dal calcio giocato, non quello parlato, semplicemente parlato, detto che poi il giorno dopo è tutto più Certo. facile, però il fatto che De Laurentiis abbia chiamato al rapporto, Ma Spalletti. credo Cosa ti fa che pensare? mi fa pensare al fatto, insomma, di prevedere queste ultime 5 partite il Napoli non debba avere più cali improvvisi. È chiaro, non finalizzata la vittoria del campionato, penso soprattutto a mantenere il posto in Champions, che rimane l'obiettivo, insomma, che si era prefissato secondo me anche la società. Quindi chiaramente secondo me è un richiamo dimostrativo per tenere molto alta la concentrazione di tutta la squadra. Andiamo al telefono, pronto? Ciao Silvia, buonasera. Francesco da Torre Ciao Vedova. Ciao Francesco, buonasera, Tommaso. Buonasera benvenuto. Francesco. Buonasera a voi ragazzi. Allora, non è mai troppo tardi, però questo non vorrei che fosse una zappa sui piedi per il nostro allenatore, schierare Mertens vicino a Osimhen, quello che stiamo dicendo da più settimane, perché purtroppo Silver e anche a Tommaso, i nostri centrocampisti non si inseriscono, non hanno la gamba per inserirsi. Zielinski l'abbiamo perso, non riusciamo a recuperarlo a questo calciatore. Fabian sappiamo che ha un problema di pubalgia e quindi sta giocando al 50, 40, 60%. Non riesce ad arrivare fuori area e non riesce più a calciare in porta. Allora, queste cose noi le abbiamo viste già da 5-6 partite fa. E il grande rammarico è proprio questo, perché non c'è una squadra più forte del Napoli. Non c'è. L'Inter è più forte del Napoli, il Milan, io non credo, non la vedo, cioè, non le vedo più forti. Poi nello sport, se uno non prova, le cose non le sa, perché non, è sempre sport, è sempre calcio. Puoi vincere, puoi perdere, puoi pareggiare, a chi metti, metti in campo. Però io credo che la formula sia quella di mettere Mertens vicino a Osimhen e di riempire di più l'area di rigore, perché solo Osimhen lì davanti, ragazzi, l'abbiamo visto, fa molta fatica. Purtroppo lui è ancora un calciatore, io lo vedo ancora un calciatore da farsi, ok? Non lo vedo quel centravanti, a me, cioè, a me mi piaceva Higuaín come centravanti, ragazzi, per me Higuaín è il miglior centravanti che ha avuto in Napoli, perché è un centravanti di manovra, un centravanti vero. Osimhen è un buon calciatore, ma si deve ancora fare. Quindi anche nelle azioni che abbiamo visto contro la Roma, cioè, il difensore basta che gli sta attaccato, lui punta la porta e tira dalla laterale, non si ferma, non salta l'avversario, è chiaro, è quello il discorso. Quindi noi abbiamo un buon centravanti, ma che deve migliorare ancora tantissimo. Quindi perché? Visto che c'è l'obiettivo della società del calcio Napoli era la Champions, perché non provare a provarci? È quello il discorso, è quello il nostro rammarico dei tifosi, perché non provare a provarci contro il Milan, in casa, contro la Fiorentina, contro la Roma? Perché non provare a provarci? È questo il cruccio che ci porteremo avanti in questo campionato, perché non vedo squadre più forti. Ammazza campionato, hanno avuto tutte quante dei problemi come il Napoli. Il Napoli è stato sfortunato, infortuni, Coppa d'Africa, Covid, ma anche il Milan è stato sfortunato, infortuni, Coppa d'Africa, gol tolti con risultato falsato, gol dati che hanno fatto con la mano, cioè c'è stato un po' di tutto in questo campionato. E allora arrivare fino a là e non crederci, perché poi ho visto anche un Napoli, un secondo tempo bruttissimo. Napoli, non lo so, fuori forma. Cioè, ho visto quello che abbiamo preso, Silver, guarda l'azione Zielinski che cosa fa, e Juan Jesus che cosa fa. È da comiche, cioè, hai capito? E allora dico io, ma guardando in questo momento il Napoli,
Secondo me la soluzione è quella che ha detto Tommaso, è quello che hai detto tu prima, mettere i due incontristi a centrocampo e giocarti la partita, perché l'Empoli è una squadra che corre, attenzione, sì, sì. E che gioca, e che ha gioca buona gamba, un buon buona gamba, è anche ben organizzato, perché Andrea è bravo. Perché purtroppo, Silvia, la realtà è questa, tu non puoi avere a Fabian Ruiz e a Zilischi che corrono dietro gli avversari, il calcio è cambiato. Cioè non c'hanno il passo per farlo. Francesco, ne parlo con Tommaso. Grazie. Okay, ti ringrazio, grazie per avermi ascoltato. Ma grazie a te. Forza Napoli. Grazie a te, grazie ciao, a te. Ciao, buon lavoro, ragazzi. Ciao, Francesco. Intanto questa è la proposta di discussione di Arturo Minervini. Guardate, l'involuzione, il Bayern Monaco avrebbe chiesto informazioni per Zielinski, il Napoli riflette sul futuro del polacco, voi che fareste? Lo cedereste? Ma torno a parlare con Tommaso degli spunti molto interessanti che ha offerto Francesco. Intanto da ex ottimo attaccante del passato, porto Tommaso ad analizzare un attimino quelle che sono le caratteristiche di Osimhen. Secondo me, ragazzi, allora, d'accordo tutti quando si dice Higuain è stato sicuramente uno dei più grandi centravanti della storia del Napoli. Perché? Perché Higuain è proprio il centravanti. Higuain è il centravanti, è come dire Altafini è il centravanti, è l'uomo di manovra, l'uomo che aveva le soluzioni. Higuain era il classico 9 e mezzo. Il 9 e mezzo, esattamente, proprio. Però io direi di essere cauti su Osimhen, no. Perché Osimhen ha numeri importanti, è chiaro che deve ancora migliorare, ma io Osimhen vorrei anche vederlo senza costringerlo sempre a fare la battaglia lui da solo contro la squadra avversaria, onestamente. Sì, sono d'accordo con te, nel senso che è chiaro, sono di... In genere i paragoni fra due calciatori sono impresentabili, cioè non si possono fare, quindi anche perché sono caratteristiche completamente diverse. È chiaro che Osimhen, ti ribalto la domanda dicendo sì, è vero, anch'io lo vorrei vedere in una situazione diversa, cioè con un appoggio più continuo, con la possibilità dalle fasce, insomma, di servirgli dei palloni. Che possano... Perché, scusami se ti interrompo su questo, no, ma il tuo è un assist. Tommy, noi mercoledì sera abbiamo snocciolato un po' i dati della Lega Calcio Serie A. Il Napoli è la 16ª squadra per cross effettuati, Osimhen è il 3º attaccante della Serie A per colpi di testa. Che non arrivano mai, chiaramente. Non arriva mai. No. Quando arriva il cross, quasi sempre la becca lui, perché è uno che ha doti aeree fenomenali. Doti fisiche, soprattutto aeree, fisiche, ma voglio dire, è chiaro che... però volevo ribaltare questa domanda, perché mi chiedevo se è un'esigenza della squadra quello di metterlo in condizione di avere molto spazio, così come è successo forse all'inizio quando non lo conoscevano ancora bene Osimhen. Il Napoli ne ha usufruito moltissimo degli ampi spazi, l'uno contro l'uno, lui gli ha fatto sempre male, quindi è stato difficile prenderlo. Adesso che chiaramente le squadre avversarie hanno preso le contromisure, vedi la Roma, perché la Roma ha giocato praticamente con 3 difensori centrali, quindi praticamente se ne è trovato sempre 2 davanti, quindi non gli hanno mai consentito l'uno contro uno. E allora questa situazione non va più bene, e i due esterni, che chiaramente sono molto lontani da lui, non riescono a dargli quell'apporto, quel supporto tale da poter variare il gioco. È vero che lui non è bravissimo negli scambi a terra e quindi è inevitabile, però è vero anche quello che si diceva, che cross dagli esterni ne arrivano pochissimi, arrivano al limite alla 3/4, che è un'altra cosa, ma non sulla linea di fondo e poi ti metti la palla. Esatto. No, ad esempio il gol che lui ha fatto contro la Fiorentina, certo, non è un cross, ma è una giocata da metà campo col sinistro, esatto, di Mario Rui. Esatto, okay. Però a scavalcare il marcatore. Sia Lorenzo e sia Politano all'altra parte arrivano raramente sulla fascia, sulla linea di fondo per poi metterla in mezzo, ma chiaramente hanno questa situazione di crossare più o meno dalla 3/4. Oppure di rientrare. Di rientrare o cercare la conclusione, quindi... Una volta che hai fatto il primo movimento, chiaramente tu come attaccante vai in difficoltà e sei poi facilmente marcabile sotto questo profilo. E questo non favorisce Osimhen? Assolutamente no. Okay. Perciò ti dico, però a me lascia il dubbio che quella prima fase in cui Osimhen ha dimostrato di poter fare sfracelli uno contro uno, se gli lasci lo spazio... Può essere strategia? Sì. Voluta proprio? Però non è più efficace, perché in questo momento non è così. Giorgio Melle scrive: l'attaccante perfetto sarebbe tecnica di Higuain, grinta di Cavani e velocità di Osimhen. È un mostro. Ma Osimhen è più veloce di Cavani?
Sì, però Cavani del Cavani che abbiamo conosciuto noi? Sì, però Cavani era più tecnico rispetto a Osimhen, nel senso che chiaramente era più facilità di conduzione della palla, insomma, su questo era, lui è ancora molto grezzo, è molto forte, ma è grezzo, lui è più forte ancora fisicamente. Però è chiaro che è da sgrezzare ancora. E Cavani era un alieno? Cavani era un alieno, anche come capacità aerobica, cioè era mostro, uno non si fermava mai, mostro, assolutamente. Mostro. E dovessi scegliere nella tua squadra uno dei tre, chi prenderesti? Ma devo dirti, al di là insomma chiaramente di tutto quello che è successo, però io credo che Higuain sia il vero centravanti dei tre. Un'altra domanda, poi andiamo al telefono. Sei d'accordo con Francesco? Cioè, hai avuto la sensazione che il Napoli non ci abbia provato? No, è chiaro che come al solito se stai bene mentalmente, inevitabilmente anche le gambe vanno di per sé. Io ho visto un Napoli che poi a un certo punto ha cominciato a frenare, e siccome già era successo con la Fiorentina, io credo che sia inevitabilmente un fattore sia mentale ma anche fisico. La squadra non corre più come prima e praticamente si sente, si nota, non riesce mai a prendere la seconda palla, insomma lì in mezzo al centrocampo, nel momento in cui per esempio hai perso Lobotka, hai perso completamente il faro della situazione. E collego anche il discorso poi mentale, perché la squadra, memore di quello che è successo nelle partite precedenti, ha cominciato ad aver paura di vincere ed ha arretrato molto quella che era la sua situazione, e anche i cambi non hanno favorito un atteggiamento diverso, anzi se ti metti a giocare a 5 nell'ultimo quarto d'ora è inevitabile che sei incominci senza praticamente concedi. Certo, concedi una squadra che poi è in un buon momento, un allenatore che sta nel suo, nel momento, nella sua situazione principale, perché riesce a caricarli benissimo, e devo dire che la Roma mi ha fatto un'ottima impressione. Andiamo al telefono, pronto? Pronto, buonasera. Ah, caro Luigi, come si va? Si va un po' meglio. Senti, allora io dico così, no? Sì. Noi abbiamo fatto un campionato strepitoso. Allora cosa avrebbe successo? Noi posto di prendere la Fiorentina e la Roma, avessimo preso altre due squadre così a mezzo classifica, non avessimo parlato di un Napoli stanco, di un Napoli così. Il fatto è che il Napoli ha trovato due squadre che stavano giocando bene e che stavano in forma. È vero che la squadra sta un po' a terra fisicamente. Questo però, te l'ho detto già, sempre perché noi non abbiamo i preparatori adatti, perché noi avevamo quel medico che era in gamba, non so perché De Laurentiis se ne è sprovvisto di quel medico. Allora poi ti dico una cosa, sì. Noi dobbiamo stare più attenti noi domani a Empoli, Canola, la Lazio oppure il Milan e l'Inter. Perché per lei la partita è importante domani, poi quelle che sono quelle due non ci interessa. Sì. Questo è il problema. E speriamo non diventi un problema. Non ci credo, perché se noi facciamo il miracolo di vincere domani a Empoli, domenica, se sempre vinciamo a Empoli, io sono sicuro che lo scudetto se lo giochiamo in tre. Ah. Vabbè. Poi un'altra cosa, sì. Ma l'Inter come si trova sopra il Napoli? Quelle due partite a Torino fatte veramente vergognose, che stiamo a parlare? Poi noi quest'anno ci hanno punito gli arbitri, devo dire ancora quelle parole? Come? Devo dire? E tu le sai quale parole dico, caro Silver? Questo è il problema. No. Comunque il Napoli è forte. Bene, Luigi, sono contento della tua benedizione. Il mister mette la squadra come deve mettere, e sa mettere. Mertens deve giocare vicino a Osimhen, perché solo lui non ce la fa. Ormai le difese sono imparate bene. Sì. Lo marcano stretto, lo chiudono. È vero. Quindi ci vuole uno che lo aiuta a Osimhen. Quindi Mertens deve giocare. Va bene, Luigi, grazie. Va bene? Sì. Grazie. Buona domenica. Anche grazie. A te. Sempre mi avete strozzato in gola l'urlo Luigi. Di
di Luigi da Atri Pal. Il discorso centrale è sicuramente quello dell'equilibrio per la formazione. Poi sul fatto che il Napoli possa rientrare nella corsa per lo scudetto, ragazzi, è abbastanza difficile, cioè dovrebbe succedere, insomma, contemporaneamente. Abbiamo solo una speranza, tanti risultati negativi o strani come è successo quest'anno non li abbiamo visti. È chiaro che sono d'accordo, è difficile perché quelle due davanti, soprattutto l'Inter, ha preso, secondo me, l'Inter coscienza. Se batte il Bologna, insomma, quando li perde più tanti punti è difficile, assolutamente, in poche partite. Ma io a Luigi chiaramente dico che secondo me non dobbiamo nemmeno riportare poi la solita storia degli arbitri o meno, se sicuramente sono stati nocivi in alcune partite, però bene o male, insomma, è successo anche con le altre squadre. Però viva Dio, diciamola tutta, anche perché oggi è l'anniversario della presa di Torino. Sì. E oggi è l'anniversario certo. della vittoria incredibile di un'idea folle di gioco e di calcio contro, chiamatelo come volete, io dico semplicemente contro il potere in casa del potere. Bravo. La più grande lezione di calcio, quella che il Napoli di Sarri diede alla Juventus dei tanti campioni, c'era anche Higuain con la zuccata di Koulibaly. Poi l'epilogo fu drammatico. Oggi non possiamo dire niente di questo campionato. Se il Napoli lo perde è per demeriti suoi, se lo vince è sicuramente per meriti suoi, ma non c'è nella corsa per lo scudetto la società, il club che sempre nei suoi percorsi ha avuto, insomma, qualche aiutino per sgraffignare realmente le vittorie. Oggi chi vince, tanto per rispondere anche ai tifosi della Juventus, che secondo la loro ironia dicono ma quest'anno si perde, no? Non c'è, si vince sempre. Allora, dovesse vincere l'Inter, complimenti all'Inter. Dovesse vincere il Milan, chapeau al Milan, che è la più grande società italiana a livello internazionale. Dovesse vincere il Napoli, saremmo i più contenti di tutti, ma la più grande gioia qual è? È il fatto che per l'assenza di un determinato commensale quest'anno vincerà la squadra che avrà meritato. Sì, è chiaro che... Ma poi è il secondo anno, attenzione. Quindi figurati cosa può succedere l'anno prossimo. Il terzo anno è difficile che non si possa ripetere delle abitudini del genere, per cui è chiaro... Silvia, io credo che purtroppo, fra le altre cose, dobbiamo anche essere onesti, cioè l'asse Torino-Milano è inevitabilmente tornata in auge. Il Napoli in questi ultimi anni è stato bravissimo perché ha approfittato di quelle che erano le lacune, soprattutto le due milanesi, e si è inserito nel vertice alto. Quest'anno è stato ancora più bravo, se poi andiamo a verificare, perché è riuscito a mantenere per quasi tutto il campionato, insomma, la lotta al vertice. Sono situazioni a cui bisogna dare merito, fermo restando che lasci il tutto con un pizzico o una grande delusione, perché poteva essere l'anno buono. Adesso dobbiamo vedere quando può ricapitare, e quindi a quel punto là credo che la delusione che c'è nella gente e nei tifosi è proprio questa, cioè ci si rende conto che un anno come questo chissà poi quando può ritornare. Noi abbiamo il break pubblicitario, ci fermiamo per un paio di minuti e poi torniamo insieme. La Società Sportiva Calcio Napoli e anche noi facciamo le condoglianze a Walter Mazzarri, che ha perso la mamma Edda. Un abbraccio fortissimo a Walter, grande tecnico di un Napoli grandissimo. E allora andiamo al telefono, vediamo chi c'è, pronto? Pronto, buonasera, sono Lorenzo da Cagliari. Ciao Lorenzo, benvenuto. Ciao carissimi. Allora, io ho chiamato, volevo fare delle considerazioni, no? C'è un sentimento da tifoso del Napoli che ormai mi attanaglia, ma non solo me, anche tanti altri, ed è quella che ormai non mi arrabbio neanche più. Cioè, è proprio una sensazione di rinunciare a vincere qualcosa, che quando si arriva nei momenti topici della stagione, se ci pensate, noi inizialmente dicevamo che una rosa come la nostra probabilmente tre partite a settimana non le reggeva, le competizioni europee eccetera. Invece il Napoli poi ha iniziato ad arrancare proprio quando è uscito dall'Europa League, tra l'altro con sì. Barcellona, quindi voglio dire, neanche
con una squadretta per dire che poteva lasciare degli strascici psicologici. Sì. Io quando contro la Roma ho visto il gol di Shaarawy, mi sono sfilati davanti tutti i gol che abbiamo preso da giocatori che sfilavano dietro le difese. Ho pensato a Maggio, a Grava, a Mario Rui, a Isai, ho pensato a loro, cioè in un attimo mi sono apparsi 15 anni di questi gol presi come quelli di domenica, ce ne sarebbero a decine, ne potremmo nominare, e quindi faccio questa considerazione qua. Poi mi verrebbe da vorrei chiedere a Mourinho cosa avrebbe detto se Napoli-Roma l'avesse arbitrato un arbitro di Nola, e invece da quello che sento e leggo è ancora silenzioso, ancora non sbraita contro l'Inter. E poi una considerazione di mercato, che secondo me noi spesso e volentieri andiamo a cercare giocatori costosissimi, a immaginare, no, di comprare giocatori costosissimi da chissà quale grande società, quando invece al Napoli secondo me sono mancati quest'anno dei giocatori che io faccio sempre tre nomi con chiunque parlo, e parlo di un Biraghi, di un Torreira e di un Piontek, che probabilmente nella rosa del Napoli di quest'anno ci avrebbero fatto vincere uno scudetto, perché sono i ruoli che poi alla fine sono mancati: l'esterno a sinistra, un centrale che come Torreira che fa non solo porta acqua, ma è anche uno che fa gol, al posto di magari di un Dem che quest'anno è stato un po' sotto. Insomma, non si è visto tanto. È un attaccante come Piontek, che sicuramente non è Petagna, al quale io voglio bene, però magari è più bravo ad aprire ristoranti che a fare l'attaccante del Napoli. Sorride anche un ex attaccante come Tommaso. E quindi con queste considerazioni vi saluto, vi sempre Forza Napoli, questo non deve mai mancare. Grazie Lorenzo, grazie per il tuo intervento. Ciao. Un saluto a te, ciao. E alla terra sarda, che noi amiamo tantissimo, indipendentemente da quello che l'astio che invece i tifosi cagliaritani portano dietro e dentro contro il Napoli e i suoi sostenitori. Sul mercato, hai sentito cosa diceva il nostro amico? Si fanno tanti nomi anche estremamente costosi, quando poi le alternative potrebbero anche essere alla portata del Napoli. Vedi il Torreira della Fiorentina, vedi Piontek della Fiorentina, giocatori da dimensione azzurra. Di fatto il Napoli si sta muovendo in anticipo, perché per Olivera, l'uruguaiano in scadenza con il Getafe, dovrebbe essere quasi fatta. Kvaratskhelia, evito di pronunciarlo. Giocatore che arriverà forte dalla Georgia. Ma io credo che questa politica che ci indicava il nostro amico da Cagliari è praticamente quella che il Napoli più o meno ha sempre fatto, perché grandissimi arrivi non è che ce ne siano stati ogni anno, per cui il Napoli, fidandosi molto della rete che fa capo a Giuntoli, ha preso sempre dei calciatori che forse avevano delle prospettive in squadre di media classifica e le ha utilizzate e le ha portate qui a Napoli. È chiaro che è questo l'indicazione che puoi portare avanti. Non puoi pensare con quello che sono il budget che si è prefissato il Napoli di poter fare quei 3-4 colpi all'anno eclatanti. È chiaro che dipende anche da altri fattori, da altre situazioni. Uno, verificare quali sono i calciatori che sono in uscita e quelli che effettivamente poi riusciranno a vendere al prezzo che il Napoli vorrebbe. Due, quelle che sono le scelte tattiche dell'allenatore, perché noi possiamo fare mille nomi, ma se non sono confacenti a quelle che sono le idee dell'allenatore, significa investire anche poco, ma investire male, perché non giocheranno mai. Per cui un progetto fa parte, per portare avanti un progetto del calcio devi ascoltare più campane e poi decidere in merito a quelle che sono, insomma, le linee che la società ti ha dato. Torniamo al telefono, pronto? Da Signali di una Parc di Dortmund, Nino da Dortmund. Grande, Nino. Forza Napoli. Sempre. mi chiedevo, anche a Tommaso. Ciao Nino. Mi chiedevo, ma che fine ha fatto Nino? È un po' di tempo che non ci sentiamo. Eccolo qui. Lavoro, quasi lavoro. Hai ragione. Ho fatto dei turni in settimana e mo' praticamente... Avvisaci che noi cambiamo orario della trasmissione. Per me, grazie. Comunque, per quanto riguarda i modi di allacciare a Mourinho, no? Sì. Ci
che è scorretto. Un allenatore non l'ho mai visto. Io che ho giocato a calcio, e anche Tommy che ha giocato anche lui nelle in quarta serie, diciamo, nelle serie minori. Nelle serie minori, sì. Non ho mai visto allenatori, ma qualsiasi squadra che si alza e che vanno a inferire contro diciamo, la squadra degli arbitri e non hanno nessuna sanzione. Ti prego di essere cauto, c'è anche un club che pensa annullava i gol dalla panchina. Sì, ma questa è un'altra cosa. Vabbè, tu dici, quello è un altro discorso. No? È scorretto per me, perché io non riesco a capire, ogni partita, diciamo, si lamenta e non ha nessuna sanzione, Insigne per dire una parolaccia, non so, subito espulso, è stato multato, non so, di 5.000 euro. Non so, quanti, sì, ma poi è stato ammonito. Ammonito, diciamo. Proprio Mourinho mi ha deluso molto, della verità, mi sta proprio deludendo, proprio un allenatore proprio provinciale. E questo volevo dire, perché volevo dire una cosa, perché Demme gioca poco? Volevo fare la domanda a voi, perché Demme gioca poco? Noi. Sentiamo Tommy come risponde, io la mia idea ce l'ho, cioè visto Demme... Demme all'inizio di campionato, diciamo, prima che si dell'infortunio, sì. Era il nuovo Pizzarro, diciamo, quello, non hai il numero di Pizzarro. Diceva, il nostro Pizzarro è Demme. E mai andato a finire nelle gerarchie, è andato a finire proprio all'ultimo posto, non giocherà mai questo ragazzo, perché questo è un ragazzo forte, Questo con Gattuso mi ricordo che faceva delle bellissime partite. Ti rispondiamo. Grazie. Ciao, Nino. Ciao Nino. Ciao. Beh, il Demme che si è visto contro la Roma, voi direte, vabbè, per pochi minuti, però mi pare un pesce fuor d'acqua. Sì, è uscito proprio fuori da quelle che, insomma, sono le scelte tattiche dell'allenatore, lo staff tecnico. È chiaro che da una parte c'è stata la crescita incredibile da parte di Lobotka, che ha trasformato chiaramente il centrocampo del Napoli, quindi sono due giocatori completamente diversi. Il ruolo che fa Lobotka sicuramente non può fare Demme, e quando chiaramente c'è la necessità di dover utilizzare Demme devi cambiare anche poi quelli che sono i suoi partner per dare equilibrio e per consentire almeno non solo la fase difensiva ma anche una certa fase propositiva. Per quanto riguarda l'altra cosa che ci diceva Nino, non sono d'accordo sulla figura di Mourinho in questo momento, secondo me è l'uomo in più di una società come la Roma, perché è riuscita a galvanizzare e far crescere un ambiente ed una squadra che, se andiamo a vedere poi quelli che sono i componenti, non è molta roba, e invece lui è riuscito a farla crescere. È uno di grande personalità, è uno che, a cui piace a tirare su di sé le grandi problematiche, qualsiasi problematica, tenendo fuori la squadra. E ricordate quando è arrivato che ha spaccato subito lo spogliatoio dicendo, insomma, che c'era una serie di calciatori che non gli interessavano, tutte situazioni per motivare questo gruppo. E obiettivamente dobbiamo dire che la Roma ha fatto un gran rientro e secondo me ha delle buone prospettive per avere un progetto avanzato. Certo, ma poi devo dirti una cosa, Tommy, quella di Mourinho può essere proprio una strategia, sì, la strada voluta. Certo. Cioè, lui indica alla propria squadra, alla propria gente, alla propria tifoseria il nemico. Sì, calcisticamente. Però poi lo vedi poi sciogliersi il giorno prima al murale di Maradona. E quindi, voglio dire, quello che lui mette in campo davvero è un fatto strategico, nel senso che chiaramente lui sa quali sono le mosse, sa quali sono le situazioni, dalla grande sua esperienza, dalla grande sua furbizia, perché è un furbo, sa anche nel momento in cui devi chiaramente mettere in risalto la piazza, fare un gesto sicuramente istintivo e voluto, e nello stesso tempo caricare la sua squadra.
E quindi non è facile con un discorso. Quando parliamo di allenatori di personalità, Mourinho senz'altro è uno che ha molto personalità. Di grandissima personalità, è uno in grado di catalizzare l'attenzione su se stesso, oppure su quello che è il riferimento da abbattere in un certo senso, indicando alla propria piazza il mito. Poi è chiaro che per vincere ci vogliono i grandi giocatori. Ah, non ci piove, non ci piove. È un po' eccessivo l'accostamento di Demme a Pizzarro. No, su questo no, perché chiaramente stiamo parlando di un calciatore Pizzarro che fu trasformato da Spalletti sicuramente, ma chiaramente stiamo parlando di un calciatore con altri numeri, altra qualità. Andiamo al telefono, pronto? Pronto, buonasera. Buonasera a te. Ciao, mi chiamo Nino. Scusami, io volevo solo fare un confronto con voi per quanto riguarda la partita di domenica. Sì. Ma era così difficile mettere Rachman a destra e far uscire il ragazzo che era già ammonito? Era così complicato fare entrare Juan Jesus Rachman a destra e chiudeva la difesa, che quello è il suo ruolo. Rachman quel ruolo va fatto diversi anni a Verona, nei tre sì, vabbè, però comunque a destra ci poteva stare, capito? Far uscire il ragazzo che al 52esimo poteva essere espulso, sì. Cioè una cosa che penso io poteva essere, che per un confronto con voi tutto qui. No, io poteva essere fatta, ma sicuramente c'è un'idea che non ho sentito da nessuno, capito? Sento a volte se l'ha messo in giro, è un'idea che nessuno l'ha vista ed è così complicata, capito? Mi confronto con voi perché no, ma è un'idea sicuramente fattibile, nel senso che chiaramente, però io credo che lui in quel momento abbia avuto la necessità non solo di sostituire un uomo, di mettersi proprio a 5. No, ma io dico prima di mettersi a 52, al 52 il ragazzo doveva essere espulso. Poi non lo potevi più fare. Dopo non potevi mettersi, era difficile poi con chi facevi il quinto. Infatti io dicevo prima di poi passare a 5. No, e Tommaso ti dice, lui ha aspettato evidentemente perché l'intenzione era quella di passare a 5. Cioè, io credo che lui abbia fatto le prime sostituzioni per cercare di in qualche modo in contropiede di alleggerire quella pressione e di chiudere la partita. Nel momento in cui non c'è riuscito ha messo fuori Ruiz e l'altro, cercando chiaramente di difendersi invece il risultato. Sì, io vedevo la partita e il problema era già a destra da subito. E quello era una mia idea, vedendo la partita dico, ma perché non fa uscire il ragazzo che non stava giocando che poi bene? Sul collo non è che tanta colpa sia soltanto del ragazzo, che il ragazzo andava a chiudere su. Io parlo tutto, alla fine c'è il problema. È chiaro che Lozano non ti dà la copertura. No, bravo, Lozano metti Politano e copri a destra e poi metti il centrocampista. Il problema sai qual è? Sempre che per noi dopo è facile insomma analizzare. Esatto. Ragazzi, vi ringrazio. No, grazie a te per aver chiamato. Grazie. Buonasera. Ciao. Armando De Notaris scrive: o Tuan Zebe terzino destro. Tuan Zebe che purtroppo ieri ne parlavamo con Italia, non è riuscito proprio ad inserirsi, per quanto fossero molto buone secondo me anche le referenze per quello che avevamo visto. Voi direte sì, ma i motori di ricerca YouTube è una raccolta del meglio di ognuno dei calciatori, che poi va lì, si mette in vetrina, è messo in vetrina dai propri staff, dai propri procuratori. Io penso sia stato anche valutato giorno dopo giorno, per cui è chiaro che, voglio dire, gli allenatori prendono determinate classifiche o scalette su quelli che possono essere i giocatori. Li hanno sotto gli occhi tutti i giorni. Oggi non più nemmeno solo l'allenatore. Ci sono i parametri. Ci sono i parametri, quindi chiaramente è tutto schematizzato. E Mauro Melli scrive una cosa interessante: Mourinho farà grande la Roma, vedi che pubblico che hanno ogni partita, anche con il fanfulla. Certo. Mi sei andato a ricordare il fanfulla. Hai ragione. È vero. La Roma. Lui sta alzando per esempio moltissimo l'importanza su questa coppa, che la Confederation Cup, che se poi andiamo a vedere chiaramente non ha pochissimo valore, è nuova, quindi assolutamente, ma lui ne sta facendo chiaramente a livello comunicativo una grande impresa. Che poi, Tommy, se vogliamo fare una considerazione, se il calcio italiano è arrivato a giocarsi la semifinale di Conference League perché altrove non è da nessuna parte, inevitabilmente diventa la cosa più importante. Lui con i suoi mezzi di comunicazione strategica riesce a sfruttare anche questa occasione per mettere in risalto il lavoro che sta facendo e quindi creare ancora di più. Vedi quando lui fa il conteggio dei titoli,
Anche quello per lui, se riesce a vincere un titolo. Come faceva Rafa Benitez, Luigi Carella, buonasera. Per me Gaetano, Vergara ed Ambrosino sono pronti per la prima squadra. Che ne pensi? Gaetano prima degli altri due. Gaetano può essere pronto, in Serie B sta facendo cose eccezionali. Ma io dico, 22 anni, se ce l'hai... Sei quello. Certo, per cui questo ragazzo sta dimostrando con continuità, non solo una fase prolifica, ma sta dimostrando anche di essere maturato. Credo quanto tempo ancora debba maturare per poter essere in una squadra come il Napoli. Che poi possa essere titolare o meno, questo è un altro discorso. Ma però nella rosa, nel gruppo nella squadra, rosa ci deve essere assolutamente. Di Vergara e Ambrosino chiederemo ad Alessandro Sacco subito dopo la pubblicità, anche perché il Napoli primavera è reduce da un'importante e prestigiosissima vittoria sul campo della Roma alle Tre Fontane, dove è finita anche a botte al triplice fischio finale. Se ne sono date di santa ragione in diretta nazionale, quindi bello spot per il calcio giovanile e per il calcio in generale. Armando scrive ancora: Mourinho però i calciatori buoni, mister Toyota glieli compra, mica presidenti come ADL, ma il Napoli è una squadra, una rosa di primo ordine, e la storia parla per questa gestione societaria. Poi può essere simpatico o no, ma i fatti sono questi. E la Roma per riempire lo stadio 5 euro i biglietti, scrive Nino Rana, il grande Nino che è sempre attentissimo. Intanto fai 75.000 persone per una sfida contro il Bodo Glimt, che i poveri pescatori della Norvegia non sapevano neanche dove dovevano. Un po' come i tifosi che avevano chiesto per favore ai romanisti di non accoltellarli. Bravo. È un altro mondo. Ma non è soltanto una questione di numero o di incasso, è proprio una questione di feeling fra l'ambiente e la squadra. E noi sappiamo benissimo che qui è andato un po' scemando negli anni, nonostante i buoni risultati, gli ottimi risultati acquisiti sul campo. Per cui anche questo fa parte di ricreare un indotto, di ricreare le famiglie allo stadio, di riempire gli stadi, e voglio dire anche questa situazione di affezione nei confronti della squadra è un aspetto da curare molto molto importante. Allora ci fermiamo, abbiamo il break pubblicitario e 2 minuti e torniamo. 19:08 minuti, ne abbiamo ancora 17 a disposizione in linea calcio. È il momento di anticipare le notizie del nostro TG. Andiamo in redazione per salutare il direttore Tony Iavarone. Ciao Tony. Ciao, buonasera, buonasera a te e a Tommaso. Ciao Tony, buonasera. Allora, Tony, anticipiamo subito le notizie del TG. Dunque, la nostra copertina è dedicata al Comitato dell'Ordine Pubblico che si è tenuto ieri su richiesta anche del sindaco Manfredi per quanto riguarda quello che sta diventando un preoccupante fenomeno sociale, la criminalità minorile, le baby gang, ma anche non solo le baby gang, anche i ragazzini che tutto sommato fanno una vita normale, si trasformano. Tutto questo forse è dovuto anche a una serie di comportamenti emulativi, l'uso dell'alcol. Ci sarà una stretta fortissima per chi vende l'alcol ai minori, se ci sono delle recidive ci sarà la chiusura anche, il ritiro della licenza, insomma. Napoli sta dando una stretta nel vero senso della parola a questo che è un fenomeno che è davvero molto preoccupante, come ho detto. Poi c'è il mondo dei giovani, l'altro mondo, il mondo dell'allegria, della festa, il Comic Con. È iniziato il Comic Con, questa grande rassegna manga, supereroi, cinema, e la mostra d'oltremare da questa mattina è davvero un grande teatro per tutti gli amanti di questo genere di manifestazioni. Bene, naturalmente c'è anche la pagina sportiva nel nostro TG. Una curiosità, Tony, ma tu pensi che alla fine Spalletti, ricacciando anche l'etichetta che qualcuno gli ha voluto affibbiare di allenatore con poco coraggio in questa fase finale del campionato, punterà su Mertens e Osimhen insieme? Ma assente Lobotka, secondo me una scelta lui la deve fare, deve ritornare, forse ne abbiamo parlato anche nella trasmissione che tu conduci, nella tua trasmissione, di un utilizzo di Mertens alle spalle di Osimhen, creare quella linea dei tre alle spalle dell'attaccante e magari mettere su un centrocampo a due abbastanza forte, fisico, di interdizione, soprattutto intorno ad Anghissà, e a un giocatore come Debbe, insomma, che di solito sa cantare quando gli riesce e portare la croce. Potrebbe essere un'idea e una soluzione, anche perché a quanto pare poi, lo diremo anche nel corso del telegiornale sportivo Autosport, De Laurentiis ha detto molto chiaramente conquistiamo subito la zona Champions, perché altrimenti non vorrei che si creasse un clima tale da mettere in discussione anche questo.
Ma io invece ti volevo chiedere una cosa, che esula da Non quello. farmi domande difficili, Tommaso. No, no, esula dal mondo del calcio, però chiaramente penso, immagino già la tua risposta, però te la faccio lo stesso perché mi fa piacere sentire la tua opinione. Questo provvedimento preso nei confronti degli atleti, atlete russe e bielorusse, di esclusione dalle varie competizioni, io lo ritengo stupido, indegno, perché credo che lo sport debba essere completamente avulso da qualsiasi situazione politica. Sì, diciamo che in generale questo è un provvedimento che viene preso soprattutto a livello internazionale, ma anche con qualche deroga in alcuni casi. Ad esempio, prendiamo il tennis. Io agli internazionali di Roma non credo ci sia questo divieto, non ci sarà il divieto di Russia e Belarus. Mi C'è sembra di sì, invece. però, stanno cercando di portarlo anche a Roma. Ma allora noi dobbiamo fare un distinguo. Fin quando lo sport resta tale. E può essere anche veicolo di pace, perché è stato veicolo di pace, non dimentichiamo la diplomazia del ping pong tra Cina e Stati Uniti, allora ha una valenza. Se poi lo sport deve diventare ostentazione di un nazionalismo piuttosto che un altro, io sono convinto che qualcosa bisogna fare, perché Sì, diciamo, però. Tommaso, la situazione è molto difficile, è molto grave. Noi siamo sostanzialmente in una guerra, non è che siamo lì al fronte a combattere. Ma siamo già in una guerra economica, perché se tu pensi che l'Ucraina, che destina un ottavo di calorie al mondo, non può più fare questo perché i porti sono chiusi, sono occupati, sono stati distrutti tutti quelli che sono i supporti portuali, ebbene, significa che molti paesi, soprattutto i più poveri, di qui a poco soffriranno in una maniera incredibile quella che può essere la fame, la mancanza di grano, la mancanza di mais. E questa è una bomba che è all'interno del mondo, Ma quindi di questo un sistema chiaramente attraverso il quale bisogna mettere Putin spalle al muro, bisogna trovarlo. assolutamente sì, però non credo, ritornando a quello insomma, di cui parlavamo prima, se io atleta non pecco nel dimostrare il mio nazionalismo, la Beh, ma mia. non è l'atleta che pecca poi, perché poi tu ovviamente andando lì con la bandiera tua della Russia, rappresentando quei colori, c'è tutta la disinformazione russa che praticamente si avvale di una situazione del genere. Il concetto credo che sia questo che limita. Io personalmente, se tutto fosse, diciamo, riconducibile su binari di normalità, ma la vedo lontanissima, questa normalità assolutamente non fare nulla di questo genere. Ma c'è anche chi dice che poi bisogna prendere posizione comunque nell'arte, nello spettacolo, nello sport, insomma, esiste anche, diciamo così, una sorta di militanza in questi Certo, campi. Sono certo. punti di vista, insomma. Poi è chiaro, c'è chi dice che, ad esempio, la cultura, l'arte e tutto quello che ha a che fare con l'intellettualità sia il terreno libero attraverso il quale c'è proprio il ricongiungimento dei popoli e delle nazioni. Sono posizioni diverse. Io ti dico la verità, eviterei ostentazioni, visto come la Russia poi, diciamo, informa, tra virgolette. Va bene. Tony, grazie. Grazie a voi, Ciao a dopo, Tony, ciao. telegiornale. Ciao, Grazie, ciao. grazie. A Tony Avarone, noi andiamo al telefono, c'è Alessandro Sacco. Ciao Ale. Ciao Silver, buonasera Tommaso, buonasera a tutti i telespettatori di Canale 8. Ciao Il Ale. nostro grande amico, direttore del Napoli Online, ho subito una domanda per te perché arriva da chi ci segue. Vergara Ambrosino, pronti per la prima squadra? Se dovessimo basarci quello visto quest'anno, direi di sì. Però è chiaro che in un processo di crescita, come spesso, e Tommaso può dirlo meglio di me, quando si tratta di giovani in Italia bisogna saperli maneggiare con cura, bisogna fargli fare il percorso giusto, un po' come si è fatto con Insigne e come secondo me si è fatto con Gaetano dopo insomma, questi 3 anni di Cremona, eccetera. Io credo che sono due giocatori con ampi margini di crescita. Stiamo parlando di Ambrosino che, come abbiamo sempre detto, solo l'anno scorso ha giocato nel Napoli Primavera, proprio a livello di settore giovanile in generale, ed è un giocatore che quest'anno è capocannoniere proprio del girone Primavera 1 con 16 gol, compreso quello di mercoledì al Tre Fontane contro la Roma. E Vergara è un giocatore che lo vedemo anche nell'amichevole col Benevento. Si vede che è un ragazzo che a centrocampo riesce a destreggiarsi al meglio, sa tenere palla, ha fatto lui l'assist per il gol di Ambrosino di mercoledì. Quindi secondo me sono giocatori che bisogna fargli fare il percorso giusto, ma io li vedo secondo me pronti
e il futuro del Napoli. Io aggiungerei anche Idasiak e Costanzo, che sono due giocatori che Idasiak quest'anno spesso ha visto, è stato convocato per le varie defezioni o di Ospina e di Meret, e poi Costanzo come fisicità, è chiaro, con le debite proporzioni assomiglia un po' a Koulibaly, però è un giocatore che quest'anno in un girone difficilissimo, perché il Napoli, se si dovesse salvare, si salva in un girone con squadre davvero forti, e anche con quelle che sta lottando, sono Verona, Genoa, Bologna, quindi squadre che sono abituate a giocare la massima serie, farebbe un gran bel risultato Frustalupi, che a proposito del quale io, visto che è stato per anni collaboratore di Walter Mazzarri, io mi stringo a forte Mazzarri e i suoi cari per la scomparsa oggi della madre, assieme a Calcio Napoli e alla società Cagliari, per questo gravissimo lutto. Io so purtroppo benissimo cosa significa in questi momenti perdere un genitore, quindi mi stringo a forte a Mr. Mazzarri, insomma, certo. Alle persone vicine a lui. Anche noi lo abbiamo fatto. Senti Ale, ma si salva il Napoli? Allora, il calendario, che spesso parliamo per quanto riguarda il professionismo, dovrebbe valere anche per la primavera. Il Napoli da qui alla fine, l'unica partita molto difficile sulla carta è quella di domani alle 11 con la Fiorentina, che ricordiamo la Fiorentina dell'ex calciatore aquilani della Roma, è una squadra che ha vinto, cioè, in passato la Coppa Italia, quest'anno è quinta in classifica, quindi sulla carta. Poi dopo c'ha partite contro Spal, Verona e Genoa, quindi non so in ordine spazio se ho detto giusto, però sono tre scontri diretti. Che riuscisse a fare 7 punti su 9 o magari 9 punti, avrebbe ottime chance per evitare i play-out, che, come voi tutti sapete, quando si tratta di Serie B e Serie C, è una sorta di lotteria, che certo, quindi sarebbe meglio evitare. Comunque ha buone chance, tutto si ripete, la vittoria con la Roma e io aggiungo anche la prestazione in casa col Cagliari, che pur perdendo se l'è giocata alla pari. Bene, benissimo. Ale, grazie. Ciao Ale. Grazie Silvia, grazie Tommaso e buonasera a tutti. Grazie, un abbraccio fortissimo. Un abbraccio anche a Pino. Sì, ai nostri amici Alessandro e Pino Sacco, Alessandro che è direttore del Napoli Online. Ci prepariamo a tornare al telefono, ditemi voi quando, amici dalla regia. Intanto sono gli ultimi 6 minuti di trasmissione per questa sera, voliamo letteralmente verso il Castellani, squadra dove da sempre si fa un lavoro eccezionale, c'è proprio la cultura, molti dei nostri calciatori intesi proprio dal punto di vista territoriale, ragazzi campani, sono volati ad Empoli, hanno fatto anche le loro fortune. Io ricordo Nicola Caccia, non si può non ricordare Montella, non si può non ricordare Di Natale, Lodi, Ciccio Lodi, partiti tutti da Castello di Cisterna. Bravo. Sì, è chiaro, c'è stato un grande feeling per molto tempo, diciamo, fra l'Empoli, che è una società che si muove moltissimo a livello giovanile e ha sempre tenuto un ottimo settore giovanile, è una squadra che ha sempre capito che è una piazza che poteva mantenersi facendo crescere, scegliendo in giro dei grandi, dei potenziali validi calciatori. E quest'anno secondo me Andrea Zoli ha fatto un gran bel lavoro, soprattutto all'inizio ha fatto una partenza lanciata, assestandosi chiaramente in una posizione di classifica abbastanza tranquilla, per cui credo che il Napoli debba sfruttare anche questa situazione, deve cercare di andare, deve andare a fare assolutamente bottino pieno lì e attendere poi i risultati delle altre due squadre. Andiamo al telefono, pronto? È pronto, buonasera, complimenti per la trasmissione, sono Silvestro da Calvi di Risorta. Ah, quindi sei me? Ciao Silvestro, non mi ha riconosciuto? No. Sono un grande giornalista, sono un grande tennista, un grande ciclista. Ah sì, forse sì, sei l'ottimo cucurese. Bravo, bravo. Come stai? Saluto. Bene, bene, insomma, si va avanti. Allora, ti ascoltiamo. Saluto Tommy mi ricorda, grande centravanti, mi ricorda i miei anni 80 quando andavamo a vedere le pagine sul giornale. Ciao, buonasera.
Ciao, l'ottimo Cucurese. Credevo fossi Tony Daniello, poi alla fine. No, no, Tony è un grande ciclista. Lo so. Va bene, vabbè, detto questo, sì, non rimbianco, ti ascoltiamo. Passato, volevo un vostro parere, con tutto il rispetto per questi giovani Zanoli o chi per esso sia Gaetano, eccetera, eccetera. Però io penso che o facciamo un discorso di non pretendere di rientrare nei primi quattro, perché questi giovani saranno appunto interrogativo, oppure puntiamo a livello europeo, perché a parte il fatto che poi diciamo i vertici ti dicono che nella rosa della squadra devono starci dei giovani che vengono dal settore giovanile, eccetera, eccetera. Ma voi non pensate che per fare un campionato... Guarda qui, scusami, diciamo... scusami se ti interrompo, ma ragazzi, alziamo le mani, Sì. Se non erro, è il campo di Acerra, quello. Sì, bravo. Questo è... Vero? È un graditissimo colpo basso della regia. Caspita, ma Tommy, com'è rimagro? Ah, ero esattamente 30 kg fa. 30 kg fa? Perché? È il campo della Cerra, vero? Sì, questo è l'ex campo della Cerrana e non esiste più. Adesso c'è un il caduto di Superga. Cioè un campo... Mi ho masticato di campo anch'io, comunque. I campi. Però ti dico che al di là di tutto è il campo da gioco, penso che la cosa più importante è quella fotografia. Quella 10 che c'è dietro di te, ma senza voler offendere nessuno. No, ma per me dico. Tommy, torneresti dietro a giocare una torta? Di quando? Corso. Adesso? Di corso. Di corso, chi è che non ti ha detto? Complimenti alla regia. Dunque dicevo, per quanto riguarda giocatori di un certo livello per fare un campionato europeo oppure in Champions, voi fin quanto puntereste su questi giovani? Poi, sì, vogliamo, preferireste un anno vincere lo scudetto e 5 anni retro quinta per poi vincere di nuovo lo scudetto? O sempre in questi terzi posti, quarti posti, cioè il rischio di impresa, altrimenti qua non vince, sono 20 anni, con tutto il rispetto per De Laurentiis, che a livello societario, per carità, è immenso, però non vinciamo mai così. Avevi vinto 4 anni fa, oggi anche l'anniversario, però pazienza, quello è il sistema. Ma a rischio di impresa devi avere anche la forza per rischiare contro questi colossi, perché oggi ragazzi ci vuole... Io dico, è meglio fare un anno forte, 4 anni meno forte. Sai cosa, che per quanto tu possa investire, non è che poi dopo investi e dici sono certo vinto, che vinco quest'anno, poi l'anno prossimo rientro delle spese. No, io penso invece che la fotografia del Napoli sia quella, proprio quella di quest'anno, nel senso che cercare di stare lì e sfruttare sicuramente meglio di quest'anno quelle occasioni che ti possono capitare, perché è chiaro che alla fine il Napoli non le sfrutta in pieno, però l'obiettivo è proprio quello, anche perché dobbiamo essere anche consapevoli. Perdonami se ti interrompo, adesso verrà la Roma, la Lazio, sì, perciò ti dico, la Juve, cioè risalgono un'altra volta queste grandi, ma se Napoli riesce a stare a quei vertici comprando Kvaratskhelia, vari altri giocatori forti, però noi, diceva Maradona, noi ho lottato contro tutto e contro tutti, perché il sistema, ancora una volta, vedi Inter, Torino e quant'altro, ma lo diceva Maradona. Cioè, voglio dire, non diciamo mai, perché ci sta, no, voglio dire, ma tu hai vinto con Maradona, che chiaramente era un extraterrestre. Bravo, nel senso che il Maradona non c'è in questo momento, per cui non ti può livellare delle situazioni assurde basandosi soltanto sull'aspetto tecnico. Lui ci è riuscito e il resto no, perché chiaramente alla fine i valori escono su. È sempre un punto interrogativo allora per quanto riguarda questi arbitri praticamente. La storia è lunga. Ora devo salutarti perché siamo in chiusura. No, l'ultima cosa, poi vai. Cosa ne pensate? Sarà un po' difficile a livello europeo. Non si può più prevedere questi giocatori che poi nel tempo di recupero si buttano a terra. Il tempo 30 minuti è tempo effettivo. Cosa ne pensate? Un abbraccio, grazie. Fortissimo, grazie, ciao, per aver chiamato. Sì, potrebbe essere una soluzione assieme a tante altre misure da adottare. Tommy, ci vediamo. Ti saluto. Grazie. Buon fine settimana. Anche grazie a voi. Come sempre, a ciao. Voi per averci seguito. Ora le news del nostro TG. Ciao.